Una settantina di preti della diocesi di Bologna si sono riuniti ad Assisi per la 3 giorni del clero invernale dal 9 al 12 gennaio. Suor Elena Massimi, delle figlie di Maria Ausiliatrice, docente universitaria e presidente dell'Associazione dei professori di liturgia, ha guidato la riflessione sulla lettera Desiderio Desideravi di Papa Francesco. La liturgia è un dono per la Chiesa, la liturgia è un dono per ciascuno di noi, un dono che appunto noi dobbiamo accogliere, siamo chiamati ad accogliere. È proprio la liturgia che poi ci trasfigura giorno dopo giorno. E una cosa molto bella che dice il Papa nella lettera è proprio lo stupore che ciascun fedele deve vivere quando partecipa all'azione liturgica, è proprio lo stupore per la bellezza dell'amore di Dio, per il dono. Ecco che Cristo fa della sua vita a ciascuno di noi, chiedendoci di diventare dono a nostra volta per tutti i fratelli e per tutte le sorelle. C'è il desiderio di stare insieme in maniera rilassata, di divertirsi un po' insieme, di confrontarci molto, anche di riprendere quelle relazioni che magari la vita feriale nelle parrocchie non sempre permette. Da parte dei preti più anziani c'è un desiderio bello di entrare in contatto con i più giovani e questo è sicuramente molto bello, insomma, mostra anche la giovinezza interiore delle persone. Stare insieme e rivedersi con gli altri preti è sempre una gioia. E sullo studio e l'approfondimento, quel piccolo incontro che abbiamo fatto oggi è stato molto molto interessante. Ma oggi era un'introduzione, però devo dire che siamo andati subito nel pratico, perché abbiamo necessità di andare nel pratico. È stata molto brava lei proprio ad affrontare il tema in modo multidisciplinare, non soltanto liturgico, ma pastorale, antropologico, simbolico, molto interessante. Sono sempre dei giorni di grande ascolto, di silenzio, di preghiera, di fraternità, di amicizia, di confronto. Il tema di quest'anno sulla liturgia ci aiuta anche a riflettere proprio sulla centralità della liturgia e anche della celebrazione, che tutti quanti i problemi a questo connessi. Farlo ad Assisi con la vicinanza di San Francesco, con questo fratello maggiore che ci invita sempre alla gioia e alla radicalità del Vangelo, è una grande spinta ulteriore. E quindi è un momento di grande profondità e di grande gioia.